L'altra cosa che è venuta fuori nell'area del settore C è il proseguimento della palizzata sul lato che costeggia proprio il grande fossato est, che è il fossato che sta qui sotto. Questa è la foto mentre comparivano le buche della palizzata, si vede già varie buche accennate, queste sono in particolare delle buche più nette, tagliate nella roccia come al solito, di grandi dimensioni, anche abbastanza profonda, e quest'altra anche molto netta, anche se non è tanto profonda, probabilmente è stata un po' smezzata da cose successive o dalla roccia che si è un po' disfatta. E questa è la situazione, diciamo, in cui si è delimitato, insomma, tutte le varie buche. La cosa particolare è che non c'era una fila allineata di buche, come più o meno tutta la tragitto della palizzata che recinta l'area sommitale, ma che in quest'area, in questo punto, le buche fossero un po' più dense e messe su più livelli, diciamo, su livelli un po' distanti. Questo ci ha fatto pensare a una possibile struttura di pianta più o meno, insomma, quadrangolare che si addossava alla palizzata o che sporgeva rispetto alla palizzata. In pratica, qui ci sono delle possibili ipotesi, buca della palizzata e buca della palizzata. Queste intermedie sono sia ovviamente il proseguimento della palizzata, ma anche le buche che sostenevano questa possibile. Noi l'abbiamo chiamata piattaforma, ma potrebbe anche essere chiamata torretta, cioè qualcosa che sporge rispetto al filo della palizzata. Generale. Questa è una vista, anche da qui si vede il filo più o meno dritto e tutta la serie di buche. Praticamente sono due buche più grandi esterne, che sono, diciamo, quelle che sporgono di più rispetto al filo della palizzata, e altre più piccole interne, quindi diciamo che sostenevano un sostegno, diciamo, meno forte, che poi tra l'altro ritorna con alcuni confronti trovati di torrette simili scavate nel nord Europa. Questo è più o meno simile, sempre con la buca che non è stata considerata, però diciamo più o meno. Questo potrebbe essere, anche se non è proprio bellissimo come è stato fatto questa cosa in Photoshop, però diciamo che dà l'idea di come doveva essere la struttura. Questa è una foto recente che ho fatto con il Crane, che anche lui mi aveva chiesto per mettere una foto un po' ancora più chiara da mettere, insomma, sulla sezione che già è in parte della struttura che è già sul sito internet dello scavo. Questa più o meno simile, e queste invece che sono i due confronti che sembravano più simili, diciamo come abbiamo immaginato noi all'inizio, in realtà una piattaforma sopraelevata più che una torretta, quindi diciamo in teoria anche senza questi senza merli, esatto, ma con i pali e la piattaforma, probabilmente anche qui una scala a pioli che in qualche modo andava su per raggiungerlo. E quest'altra, quello che avete visto prima, l'Lismahon in Irlanda del Nord, questo è Mirville in Francia. E alla fine mi convince forse più questo tipo di struttura, cioè in realtà una vera e propria, ovviamente non come è stata ricostruita qui, cioè una vera e propria torretta tutta in legno, ma come in realtà una cosa che sporge rispetto alla palizzata verso l'esterno, ovviamente aperta verso l'interno. Qui è stata ricostruita anche in parte una specie di camminamento che penso che invece noi non abbiamo trovato, ma che insomma comunque è un'ipotesi che potrebbe anche aprire, io ho detto anche spiragli per vedere se in altri punti dell'area sommitale c'è una cosa del genere. Comunque la cosa particolare
è che questa struttura, come la vogliamo, diciamo, ricostruire, si trova molto probabilmente vicino a uno degli accessi principali all'area sommitale, anche se non è stato ancora delineato con precisione il punto, e come era fatto questo accesso, siamo abbastanza sicuri che si trova in questo punto. Tra l'altro, forse una mia possibile ipotesi è che dalla parte opposta, forse dell'apertura, ci sia una struttura quantomeno simile. Insomma, qui la torretta che vediamo, questo qui è la palizzata che chiude, queste sono le buche della ipotetica torretta. Ora, la cosa particolare di questa, qui forse c'è l'altra torretta che sta trovando Vittorio. Queste sono le buche della palizzata che arrivano fino a questo punto, che poi sono tagliate dal muro di cinta dei Gherardeschi. Ora, la cosa particolare di questo punto, che sta venendo fuori in questi ultimissimi giorni e su cui si concentreranno queste 2 settimane di scavo, è che il proseguimento della palizzata da questa buca in poi non si sta bene identificando. Ora stiamo lavorando su questo punto qui e qui è uscita tutta la roccia. E qui veramente si vede benissimo che è proprio l'angolo dell'area sommitale, cioè dopo questa roccia praticamente c'è il dirupo, c'è veramente il dirupo, c'è una foto che abbiamo fatto oggi che stiamo scavando proprio, no, non l'ho messa qui, proprio stiamo scavando proprio sul bordo del dirupo. Molto probabilmente qui ci saranno delle buche della palizzata che continuano, sulla roccia in questo punto non si trovano, molto probabilmente sono più esterne, cioè passano forse così, un po' simili a quelle che trova Vittorio di qua, cioè la parte, diciamo, più bassa, rispetto al taglio della roccia, quindi cose del genere. La cosa strana è che questa roccia qui si ferma quasi con un taglio e riprende in questo punto. Quindi questo qui sembra, anche se è messo in un punto strano, col dirupo abbastanza vicino, quindi c'è qualcosa che non è proprio. Però sembra che questo strato, che è il 1622, questo strato molto compatto di terra rossastra mista a pietrisco, che è durissimo, sembra che va a riempire un taglio che sta fatto nella roccia, qualcosa del genere. E questo, tra l'altro, questo strato che passa tra questi 2 spiloni di roccia sembra poi girare e venire in qua, cioè proprio seguendo quella che poi è la strada che è attuale, insomma, cioè che si è sempre fatto nello scavo. Quindi diciamo, ovviamente questo è tutto da verificare, quindi trovare il proseguimento della palizzata qui e eventualmente se esiste questo taglio nella roccia e poi l'altra cosa da fare è scavare tutto questo 1622, che comunque sembra uno strato in fase con l'area del fabbro, quindi in fase con la Curtis. Infatti qui l'olla in parte taglia anche questo strato. E poi vedere se sotto c'è un altro terrazzo che magari è di una fase precedente, con eventuali frequentazioni più antiche. Se, togliendo questo, in realtà la palizzata prosegue, quindi le buche si trovano sotto, ovviamente salta questa cosa. Però diciamo, per ora l'ipotesi interpretativa su cui si sta lavorando in corso di scavo è questa. E è quella su cui poi andremo avanti da qui alla fine della campagna. Ok, a me, anche in questo caso, come prima, l'ipotesi che ha esposto Carlo piace molto, se ne è parlato tanto in questi giorni. Si verrebbe, in sostanza, con quella che cercherò di spiegare adesso, si verrebbe a delineare una situazione in cui ci potrebbe essere questa apertura, una torretta su un lato, una torretta sull'altro, insomma, forse con un effetto un po' cinematografico, ma. Però queste sono le evidenze. Se non ci fosse l'apertura, comunque sembra che queste due sopraelevazioni lungo la palizzata, sembra che ci siano. Io, fra le altre cose, sono anche andato a riguardarmi un po' tutte le situazioni vicino alla palizzata, sul GIS, su tutta la sommità, e non ci sono casi simili o analoghi, insomma. C'è il grande edificio nel settore D, che però comunque non arriva fino alla palizzata, ha un suo allineamento che poi è coerente con le buche di qua.
ci sono le tettoie esterne, insomma, cioè, ci sono altri casi, però non forse ecco, configurati in questo modo. Quello che mi immagino io in questa selva di buche che si vedono in quest'area, che è il settore E dell'area 1, quindi la parte sud-est diciamo, della sommità, cioè tutta la palizzata che corre esattamente su, questa è già l'ipotesi dell'anno scorso, sul semiterrazzo, diciamo che c'è un terrazzo a due scalini, sulla parte centrale corre tutta la palizzata che chiude l'area sommitale. In questa zona e esattamente nell'angolo dove la palizzata poi comincia a girare e dove l'anno scorso si era ipotizzata l'apertura, quest'anno invece l'ipotesi è ampiamente caduta dal ritrovamento di una serie di buche che sono questa la palizzata che proseguono, che quindi cambiano direzione e c'è l'angolo, okay? Abbiamo invece una serie di buche che sono 1, 2, 3, 4, 5 che formano un angolo un po' stondato con anche una sorta di allineamento poi perpendicolare che vanno a formare una struttura che sembra un po' più grande di quella di Carlo, non di moltissimo ma un po' più grande, saranno circa 2,5 metri per 2,5 metri, così come è conservata, non so quanto possa proseguire sotto quella che è la cinta successiva. Però l'allineamento è abbastanza netto, se lo guardiamo anche un attimo in foto, forse si riesce a cogliere un po' meglio, dunque ci sono tutte le buche della palizzata che proseguono e ora c'è anche la striscia del comando qui sotto, però c'è 1, 2, 3, 4 buche e questo allineamento centrale. Che altrimenti io sinceramente faccio fatica a spiegarmelo, se non con una minuscola struttura, in questo caso appoggiata alla cinta, se invece ragioniamo invece in termini appunto di una piccola torretta, di una sopraelevazione, di una piattaforma lungo la palizzata, sicuramente sono, cioè, mi tornano molto meglio, sono più facilmente spiegabili. E la differenza forse rispetto a quella di Carlo, anche se c'è una cosa, diceva Carlo, adesso mi fa pensare, la differenza è che Carlo tendeva a vederla come una cosa che sporge dalla palizzata, nel mio caso invece la palizzata è ben delimitata dal terrazzo, quindi non ci si scappa e questa sarebbe appoggiata all'interno. Esattamente però sull'angolo dove curva, perché la palizzata qui scende e poi raddrizza e curva e fa un angolo. Diciamo, mi faceva riflettere una cosa di Carlo, quando diceva qui le buche potrebbero proseguire in questa parte, il che potrebbe anche far vedere la torretta anche qui interna volendo in realtà. Non è detto che sporga in questo, oppure sono diverse una delle due, insomma, però anche questo forse potrà essere chiarito con l'allineamento delle buche in questa parte, no? Penso che lì lo dovresti chiarire. Sì, esatto, esattamente. Io adesso qui ho, insomma, se questa è effettivamente una sopraelevazione sulla palizzata, è sicuramente interno, perché insomma la palizzata c'è il terrazzo, quindi non mi posso sbagliare più di tanto qui. Però questa è un'idea sulla quale lavorare, sicuramente. C'erano le due torri, ma io l'ho detto apposta. No, dopo ti viene il dubbio, uno si faccia suggestionare, no? Però l'ho detto apposta, che insomma, la visione è un po', forse un po' cinematografica. L'evidenza è questa, io altrimenti sinceramente queste buche qui nell'angolo della palizzata non saprei come spiegare. Se poi, a maggior ragione, se poi si conferma veramente l'ipotesi dell'ingresso, di conseguenza si rafforzano anche le ipotesi delle due torrette, sicuramente, no? Quindi a quel punto non ci vedo una capanna di 2,5 metri per 2,5 metri qui, non avrebbe nessun senso, no? Però insomma questo lo scavo di Carlo ce lo potrà mostrare. Semmai magari invece posso velocemente mostrarvi un aggiornamento della capanna in questa parte. Dunque, sì, esatto. Dunque qui noi avevamo scavato l'anno scorso una capanna che per la forma era sicuramente una struttura, e su questo insomma non c'era dubbio, però la forma che avevano gli allineamenti delle buche di palo non mi avevano mai convinto e si era ipotizzata una capanna che era sostanzialmente dritta su un lato e era curvilinea sull'altro.
Quello era l'allineamento che avevo l'anno scorso, era, per l'evidenza dell'anno scorso era la cosa più sensata, anche se insomma non era del tutto convincente lo scavo di quest'anno, ha cambiato un po', ampiamente migliorato l'interpretazione. E in questo caso dunque la capanna, come l'avevamo ipotizzata l'anno scorso, era appoggiata alla palizzata. In realtà invece è staccata dalla palizzata, è formata da questo allineamento V che poi proseguiva chiaramente sotto al perimetrale sud del palazzo, chiudeva con queste buche, dopo ve la faccio vedere in foto, si coglie molto bene, e chiudeva poi con questo allineamento, quindi è una capanna perfettamente rettangolare, diventa, con un allineamento centrale. Qui sono alcune buche che sono fuori fase, che non c'entrano, contano questa, queste 3, 4 con questa e questa, e l'allineamento centrale che è questo. Okay? E le altre in realtà non, in parte sono buche che hanno una profondità minima, in parte sono buche che sono tagliate un po' più alte, che qua per completezza, per avere una visione diciamo d'insieme, avevo messo. E anche di questa capanna vi apro velocemente una foto, tanto basta veramente una foto in questo caso. Eccola qui, e dunque facciamo un attimo una presentazione anche qui. Di nuovo qualche buca ce la porta via la barra dei comandi, però la capanna ci viene a formare in questo modo, viene precisa con un allineamento centrale. La palizzata passa più basso, quindi queste non sono buche da palizzata, passa quasi un altro metro sotto praticamente, e viene veramente rettangolare, regolare, anche abbastanza grande, perché la misuravo, sono, dunque qua bisognerebbe contare fino a dove, cioè, sicuramente il taglio del terrazzo rispetto al terrazzo sopra nel palazzo era entro diciamo il taglio di fondazione del muro del palazzo. Adesso io non so se il taglio fondazione fosse esattamente il taglio del terrazzo, se regolarizzasse il taglio del terrazzo, ma più o meno siamo lì. Quindi contando una dimensione massima fino al taglio attuale di fondazione del palazzo, dove poi c'è il salto di quota, verrebbero sui 6,5 metri per 4,5, che non è proprio una capanna piccola, insomma. Comincerebbe a essere una... Ed è perfettamente parallela alla palizzata. Quindi è disassata rispetto al palazzo, ma è parallela al taglio del terrazzo e alla palizzata. Quindi queste sono un po' le due cose, la torretta e la nuova interpretazione della capanna sono le due cose principali per quanto riguarda le strutture. E in realtà, se poi adesso però questa un po' più secondaria, si è definita molto meglio con tre buche nuove, anche la tettoia che copriva i silos tripartiti nella parte del settore di cosa minore rispetto insomma alla ridefinizione della capanna. Qui sostanzialmente si è completato l'allineamento della tettoia già esattamente come si era ipotizzata l'anno scorso, quindi insomma, il cambiamento è un po' meno importante. Queste sono un po' le cose diciamo extra le attività produttive, quindi le cose che esulano dalle attività produttive che abbiamo trovato in quest'area. L'ultima cosa, poi a questo punto chiudo veramente. Da alcuni rapporti stratigrafici, in particolare in questa zona, le buche della capanna tagliano l'attività produttiva, il che mi farebbe collocare non tutta l'attività produttiva del fabbro, ma almeno quella del settore E, ad una fase precoce di insediamento curtense. Questo potrebbe essere che magari iniziano qua, poi qua si sputtana tutto, si spostano di sotto, sì, esatto. Esatto, però mentre qui io non ho rapporti chiari con altri elementi strutturali, qui sembrerebbe sì, la capanna viene dopo. E quindi, non so, ma questo anche per tornare al discorso di prima, potrebbe benissimo essere che sfruttano nel tempo varie zone insomma, per l'attività produttiva, che comunque è la vocazione un po' generale di quest'area. A un certo punto qui sopra l'attività produttiva impiantano una capanna.